Parliamo di Wavy Cup. Velocemente vi dico che si trova nel Secret Room ed è presente in Repentance ed è già sbloccato. Ma mi focalizzerei molto di più sull'effetto e su quello che effettivamente rappresenta. In Isaac sono presenti molti riferimenti a quelle sostanze... Avete capito? Che si possono trovare anche nella vita vera. Ma Wavy Cup è il primo che effettivamente dà l'effetto di queste sostanze. Parlando di statistiche, è un oggetto che si autoricarica e si può usare continuamente fino a 10 volte. Ogni uso aggiungerà uno 0,75 di tier rate e toglierà uno 0,03 di speed. Quindi è abbastanza poco, essere sincero. Considerato che usandolo 10 volte saranno 0,3 in meno. Quindi direte voi, che ottimo effetto. Cacchio, un 7,5 in più di fire rate? Fantastico, lo uso subito. Sì, provate a vedere cosa succede. Adesso ve lo mostrerò. Però effettivamente usare Wavy Cup al massimo della sua potenza non è una fantastica idea, soprattutto se è una run a cui tenete. Ma se lo trovate, volete farlo per il meme o per il meme o farvi semplicemente qualche risata in una run che magari non sta andando così bene o non sta portando da nessuna parte, beh, Wavy Cup è sicuramente un'ottima sfida contro se stessi per riuscire ad andare avanti. E adesso è venuto il momento di vedere l'effetto di Wavy Cup.